Ed ecco qua l'Etue Seal Pro, il proiettore che trasforma la vostra abitazione in un piccolo cinema. Sì, perché questo proiettore, ragazzi, ha delle caratteristiche sicuramente molto molto interessanti. Non è il classico proiettore low cost da 50-100 euro, lui ha il prezzo un pochino più alto, ma le caratteristiche sono molto molto più alte. Infatti secondo me vale molto di più del prezzo che lo andate a pagare. Qua sotto trovate il link in descrizione con il coupon sconto che vi porta il prezzo di questo proiettore a circa 300 euro. E ragazzi, lui li vale tutti. Sì, perché questo piccolo proiettore ha caratteristiche super interessanti, come avere al suo interno Google TV preinstallato, quindi abbiamo un software di gestione di tutte le nostre app dedicate allo streaming video, che sia Prime Video, Disney Plus, Netflix, veramente qualsiasi app dedicata allo streaming lui la può gestire tranquillamente, e sono installabili tantissime tantissime app. Abbiamo circa 1000 app installabili tra streaming video e anche giochi, perché comunque tutto arriva dal Play Store di Android, e quindi abbiamo veramente una scelta incredibile per quanto riguarda il catalogo delle applicazioni installabili. E poi al suo interno abbiamo Google Home, cioè l'assistente vocale di Google, che ci permette di interagire col nostro proiettore vocalmente, quindi con il telecomando, andando a premere il tasto con il microfono, ma basterà parlare al telecomando e potremo chiedere qualsiasi cosa al nostro proiettore, quindi di riprodurre un determinato film, di cercare un determinato film o qualsiasi altra cosa che non c'entra niente con quello che è l'intrattenimento, che tempo c'è, una ricetta, cioè qualsiasi cosa, perché abbiamo l'assistente vocale di Google tutto preinstallato. Questo dispositivo ha una caratteristica veramente interessante, che è l'autofocus, la regolazione automatica dell'immagine, e questo è davvero davvero interessante. Perché? Perché lo fa benissimo. Quindi ovunque noi andremo a appoggiare o fissare il nostro dispositivo a qualsiasi distanza dalla parete, lui sarà in grado di mettere a fuoco da solo e di regolare da solo l'immagine. Ovviamente abbiamo anche la regolazione manuale, che possiamo fare tranquillamente entrando nel menu con l'apposito tasto qua per la regolazione del focus, o anche la regolazione trapezoidale dell'immagine. Però ragazzi, l'opzione automatica è davvero pazzesca, e in più la sua qualità video è notevole, perché abbiamo una qualità video di 1080, quindi un full HD nativo, quindi una risoluzione, una qualità dell'immagine pazzesca, e in più abbiamo 1000 lumen di luminosità, e tutta questa combinazione ci dà una qualità delle immagini davvero notevole. Io sono rimasto senza parole. Poi se andiamo a girarlo nella parte posteriore, abbiamo le prese di connessione, abbiamo la presa dell'alimentatore, dopodiché abbiamo una presa USB dove potremo andare a collegare una chiavetta o un hard disk, dove abbiamo su dei file video, file musicali, immagini. Lui sarà in grado di riprodurre tutto quello che vogliamo attraverso questa presa USB. Dopodiché abbiamo una presa HDMI per collegare una qualsiasi fonte esterna che abbia appunto una connessione HDMI, per esempio una console di gioco, una PlayStation, un Xbox, una Switch o qualsiasi altro device. E ragazzi, io l'ho provata con l'Xbox, e dopo vedremo come collegare un Xbox, e la qualità video di un videogioco su una parete è davvero notevole con questo proiettore, che ha una definizione molto molto alta, davvero super figo. Perché poi vedremo anche Black Ops 6, l'ultimo gioco per quanto riguarda Call of Duty arrivato sul mercato, lo vedremo su dimensioni davvero molto importanti, ed è bellissimo ragazzi, bellissimo giocare su dimensioni di questo tipo, sembra quasi un gioco 1-1, cioè vediamo il fucile che sarebbe grande come quello che avremo in mano noi se dovessimo avere in mano un fucile vero. Dopodiché abbiamo un ingresso per una prolunga IR, per avere appunto una prolunga per quanto riguarda l'infrarosso, per la gestione del telecomando nel caso volessimo appunto spostare il proiettore in una determinata zona in cui ovviamente il telecomando non lo punteremo di fronte a noi, quindi potremo avere una prolunga IR, quindi una prolunga ad infrarossi, che si acquista tranquillamente su Amazon o sui vari store. E dopodiché abbiamo un'uscita audio dove potremo collegare ovviamente le cuffie o un impianto audio esterno, o utilizzare un impianto audio esterno con il Bluetooth, perché lui è dotato di Bluetooth 5.1, possiamo collegare anche un joypad tramite il Bluetooth per giocare ai giochi Android che possiamo andare a scaricare, anche se ragazzi ricordatevi che lui ha solo 16 giga di memoria, quindi non potete installare chissà quanta roba, perché abbiamo 16 giga di memoria. Quindi se installiamo applicazioni tipo Prime Video piuttosto che Now,
piuttosto che Paramount, queste applicazioni che non sono grosse di dimensioni ce ne stanno infinite, ma se iniziamo a scaricare giochi capite che ci vorrebbe un pochino più di memoria. Abbiamo 2 giga di RAM che fanno girare tranquillamente Google TV senza nessun problema, è super super fluido, cioè davvero impressionante come riesce a gestire questo software, questo proiettore, che poi è il software che normalmente trovate nelle televisioni Samsung piuttosto che LG, cioè questo software di gestione dato da Google per le televisioni è lo stesso che abbiamo installato qua dentro, è la versione 3.0. Sopra abbiamo questa pratica maniglia per il trasporto, molto comoda per trasportarlo, e poi abbiamo questi 3 tasti che ci permettono di interagire con il proiettore e con il menu nel caso non volessimo usare il suo telecomando, anche se con il telecomando abbiamo ancora più tasti e possibilità di utilizzo, e soprattutto quello per il tasto per l'assistente vocale di Google. Dopodiché abbiamo una parte super interessante che mi ha impressionato di brutto, oltre alla qualità dell'immagine e la completezza per quanto riguarda il suo software di gestione delle applicazioni, cioè Google TV, è l'impianto audio. Abbiamo 2 casse, una da questa parte e una dall'altra, da 10 watt l'una, e sono impressionanti. Normalmente nei proiettori uso domestico, ragazzi, non abbiamo un impianto audio impressionante, qua invece abbiamo qualcosa di incredibile. Pompano di brutto dal punto di vista del suono, una qualità incredibile, e anche l'effetto avvolgente, il tipo di suono, tutti gli effetti sono incredibilmente fantastici. Abbiamo la possibilità di scegliere attraverso il menu audio le varie impostazioni, se regolarlo su film, musica, una versione personalizzata o altre possibilità ancora di scelta che ci vengono date, e ragazzi è pazzesco, pazzesco l'audio che esce da questo dispositivo. Possiamo tranquillamente usare solo lui praticamente per tutto, perché abbiamo tutte le applicazioni dedicate allo streaming video, quindi film, serie TV, qualsiasi cosa, musica, tutto direttamente al suo interno tramite appunto Google TV, e la connessione Wi-Fi è l'unica cosa di cui lui ha bisogno per funzionare, ovviamente, per quanto riguarda Google TV. Infatti lui supporta sia la rete Wi-Fi 2,4 che 5 GHz, anche questo è un dettaglio da non sottovalutare, e una volta collegato alla vostra rete Wi-Fi, ragazzi, si apre un mondo incredibile. Quindi tutte le app, tutti i film, tutto quello che volete per quanto riguarda i vostri abbonamenti di streaming video, e in più con un audio di questo tipo non dobbiamo collegare niente di esterno per ascoltare e sentire i film che stiamo guardando in maniera interessante, con una qualità ottima, perché già lui ha una qualità pazzesca. Quindi ragazzi, queste sono tutte le sue caratteristiche principali, e vi assicuro che è davvero davvero incredibile. All'interno della confezione troviamo ovviamente lui, il suo telecomando interattivo di gestione, un alimentatore e il manuale di istruzioni in lingua inglese. Ma detto tutto questo, direi di spostarci e andare a vedere le sue prestazioni, quello che è in grado di fare su una parete di casa vostra, e come una parete di casa vostra può diventare una piccola sala cinema. Andiamo!